Presidente, una giornata molto importante qui sul territorio marchigiano e abruzzese perché siamo a cavallo. Come si è trovato oggi qua? Ah, benissimo, innanzitutto ho fatto un bel bagno ieri pomeriggio, questa mattina ho fatto un'ottima colazione, adesso faremo un ottimo pranzo. È stato un bel incontro, ho incontrato tanti coordinatori di autonome partite IVA. Sono abbastanza scontenti perché non cambia mai il regime, i governi cambiano ma non cambiano le situazioni per le partite IVA, che sono quelle che portano avanti questo paese. Sì, è vero, soprattutto in Europa noi siamo una categoria la più importante dal punto di vista numerico e anche per capacità di adattamento. Lo Stato italiano non ci riconosce questo merito e dobbiamo fare in modo che attraverso la nostra organizzazione ci venga riconosciuto un merito che meritiamo. Da commercialista penso che ha già un piano per semplificare le tasse e il modo di tassazione delle imprese. Sì, l'articolo 2 del nostro programma prevede zero tassazione, zero contribuzione fino a 100.000 euro, 1% e 1% sia di tassazione che di contribuzione fino a 350.000 euro e già solo questo sarebbe un'ottima condizione di rilancio dell'economia. Si potrebbe pensare a un imprenditore non essere trattato come un delinquente quando apre una partita IVA, ma bensì come un motore di questo paese. È indispensabile che cambi questa mentalità. Anche l'imprenditore che non è andato bene ha creato un benessere sociale molto importante. La maggior parte delle piccole e medie partite IVA guadagnano forse meno dei loro lavoratori dipendenti, hanno meno diritti, eppure vengono trattati male molti dicono che è anche troppo quello che ottengono. Non è così. Dobbiamo cambiare il sistema. Dobbiamo cambiare il sistema anche nelle scuole, anche nel turismo, anche a livello nazionale e anche internazionale, perché l'Italia ormai sta perdendo credibilità. Sì, diciamo che ci sono degli elementi negativi che dobbiamo aggiustare un po', adesso indipendentemente dal governo, noi riteniamo che ci sono dei settori che devono rimanere prettamente statali o quasi esclusivamente statali, per esempio la scuola è fondamentale che sia dello Stato, almeno al 70%, le scuole più importanti, le elementari, le medie, le superiori devono essere scuole soprattutto pubbliche. Poi ci sono anche le private che danno un supporto maggiore per casi particolari. Ovviamente anche la sanità, anche questo, anche i trasporti. Il trasporto pubblico deve essere gestito dallo Stato in un modo più intelligente. Quindi noi non siamo proprio per un liberismo esasperato. Riteniamo che dopo il coronavirus ci siamo resi conto che i nostri ospedali necessitano di un po' più di attenzione. Un incontro molto importante oggi con il Partito degli Autonomi e Partite IVA. Come si è sentita oggi qui tra noi? Devo dire che mi sono sentita di casa perché anch'io sono una partita IVA e come dottore commercialista curo le partite IVA, curo le imprese, curo i professionisti, qui curo gli autonomi, quindi in qualche modo ne conosco tutti gli aspetti e le problematiche e nel mio intervento ho proprio affrontato uno degli aspetti più, diciamo, stressanti anche per le imprese, la semplificazione, questa falsa semplificazione che lo Stato impone ai cittadini, alle imprese, con costi e aggravi alle imprese stesse. È pur vero che sotto certi punti di vista la semplificazione che va a braccetto con la digitalizzazione può rappresentare un'opportunità, però un'opportunità che le imprese si devono, diciamo, conquistare con sacrificio e con difficoltà e senza l'aiuto dello Stato. Lo Stato potrebbe aiutare con crediti d'imposta cospicui, non, diciamo, risicati, e far sì che questa opportunità sia effettiva e possa essere il rilancio per le imprese. Nel programma di Acquaroli per le elezioni qui nella Regione Marche 20 e 21 si dà grande risalto alla digitalizzazione, all'industria 4.0 e soprattutto un rilancio delle imprese. I contributi a pioggia che sono stati dati attualmente a Regione Marche non hanno raggiunto l'obiettivo, quello di rilanciare l'impresa. Purtroppo anche se i tassi di interesse dello Stato sono bassi le imprese non investono. Perché non investono? Perché non c'è una credibilità nel futuro, c'è la paura, perché le imprese, noi cittadini vediamo che lo Stato si
focalizza sull'immigrazione, su altre problematiche e nulla viene fatto per i cittadini e per le imprese. Le imprese che sono la spina dorsale della nostra nazione, quelle che alimentano il fiume delle tasse e quello che alimentano i servizi quindi dello Stato. Matteo Corna viene da Lombardia, oggi qui nelle Marche. Come ti sei trovato il convegno e qual è il lavoro che fate sul territorio vostro? È stato molto bello, siamo felici di essere venuti, soprattutto per conoscere anche gli altri coordinatori e confrontarci sul modo di gestire le persone e gestire soprattutto l'impegno politico. In Lombardia ci stiamo organizzando molto attraverso gli strumenti elettronici, stiamo parlando molto e stiamo facendo numerosi dibattiti. Questo proprio per organizzarci anche sul territorio. Infatti lunedì abbiamo un contatto con un'associazione, insieme andremo a manifestare davanti a Palazzo Marino, che è la sede del Comune di Milano. E con tutte queste iniziative vogliamo portare avanti il messaggio delle partite IVA, del nostro unico corpo sociale. Un unico corpo sociale significa che serve un'unione di partite IVA, un'unione di tutte le partite IVA per far sentire la nostra voce e riuscire a ottenere tutti quei diritti che nel corso del tempo non siamo riusciti a ottenere. Perché? Perché le partite IVA per loro natura sono sempre state divise. Alessandro, Abruzzo vicino alle partite IVA, vero che tutta l'Italia è costruita su partite IVA e qualcuno non l'ha capito ancora, certo. Quindi oggi proviamo di farli conoscere meglio il partito. Certo, abbiamo tantissimi problemi come partite IVA, tanti problemi che non riescono a comprendere buona parte delle persone, proprio perché magari siamo legati ancora a una cultura di sfruttamento, sfruttatore, imprenditoria, quando invece sono delle problematiche concrete di responsabilità dello Stato che non riesce proprio a semplificare nulla. Partiamo dalla burocrazia, già ottenere un qualsiasi certificato significa perdere una giornata intera, quando non è possibile che esistano, esatto, non è possibile che esistano degli uffici preposti che ti ricevono, no? Soprattutto in questo periodo Covid, dove noi ci hanno buttato in mezzo alla strada, continuano a ricevere per appuntamenti, siamo presenti e siamo qui, siamo nati per una necessità di autorappresentarci nelle istituzioni, non è più possibile attendere, dobbiamo svegliarci tutti quanti, dobbiamo essere anche più uniti come partite IVA e quindi affrontare tanti problemi quotidiani. Parlavamo prima dell'IVA, insomma non è possibile arrivare purtroppo in un ristorante o piuttosto che in un bar che acquista dagli alcolici con una tassazione IVA, dei cornetti con un'altra tassazione IVA. Ci sono talmente tanti problemi che insomma bisogna sedersi e è necessario che le istituzioni si siedano con noi e iniziano a ragionare, perché magari li conoscono anche questi problemi ma non li vogliono affrontare, insomma, ecco, quindi siamo qui per questo motivo e abbiamo bisogno anche di voi come stampa e come rappresentanza per poter portare a termine queste nostre iniziative. Guido Castelli, ospite di Eugenio Filograna, presidente del partito degli autonomi, partite IVA qui al confine dell'Abruzzo. Sì, diciamo siamo lungo la Val Tesino, siamo in quelle Marche del Sud, in quel Piceno che ahimè è stato lungamente trascurato dal governo regionale che ha individuato nella provincia di Ascoli Piceno probabilmente il luogo dove scaricare spesso contraddizioni, tentativi di ridurre la spesa pubblica, quasi a dimostrare che insomma la cabina di regia di queste Marche Rosse era tutta concentrata tra Ancona e Pesaro. Io non ho nulla evidentemente contro Ancona e Pesaro, ma nella mia campagna elettorale che mi porta qui per invito di Stefano Agranni continuo a dire che il Piceno non deve essere la Cenerentola delle Marche, ma non dico solo questo, dico anche che c'è voglia di cambiamento nelle Marche dopo 30 anni di gestione progressista della nostra regione che ha tradito un atteggiamento anche profondamente ideologico che si può rintracciare in molte leggi, molti programmi, molte strutturazioni amministrative che dell'antico PC condividono una certa dose di pregiudizio nei confronti delle partite IVA, per l'appunto degli imprenditori, della piccola e media impresa. Non sono discorsi anni 50, sappiamo che c'è bisogno di libertà e di nuova attenzione verso le partite IVA anche a partire dal 21 settembre del 2020, se Dio vorrà. Anche perché si sentono abbastanza soggiogati dal sistema parlamentare e anche politico che è attualmente in Italia. Sì, perché già era chiaro prima del 2020 che l'autonomo era considerato un po' dal sistema il reprobo, il soggetto che in qualche modo deve sempre far superare il sospetto di essere un rapinatore, un predatore, un evasore e quant'altro. L'autonomo è un soggetto che nell'ideologia progressista ci sta poco e ci sta male,
fiscale proprio perché è autonomo e libero. Sappiamo che l'impostazione della sinistra è finalizzata soprattutto a irretire la cittadinanza in maniera tale che venga condizionata dal sistema di potere pubblico. Da questo punto di vista è evidente che le partite IVA non possono che aderire convintamente a una filosofia del mondo e della vita completamente opposta, rispetto alla quale invece Fratelli d'Italia si sente molto vicina. Una scuola fantastica che può aiutare tanti ragazzi. Oggi abbiamo un incontro politico con le partite IVA, ce ne parli. Allora, buongiorno a tutti. Le partite IVA, autonomi e partite IVA, secondo me è una nuova realtà che prenderà piede in quanto l'Italia è piena, si regge sulle medio e piccole imprese. Noi mi ritengo una piccola impresa che lavora nel sociale e nella formazione. E purtroppo in Italia da tanti anni l'istruzione è un costo, non è un investimento. E noi invece stiamo investendo molto anche con una grandissima piattaforma online che abbiamo sviluppato per aiutare i ragazzi a trovare e a imparare a studiare. La PMI italiana ha pensato a un progetto molto importante. Allora, siccome questa è una legge dello Stato, che è praticamente la legge 7 luglio 2020 numero 77, dove prevede per la ristrutturazione dei patrimoni italiani immobiliare, per sistemare i nostri immobili a livello energetico, diciamo, di ultima generazione, più per la sicurezza sismica, la legge prevede che se gli edifici che possono ottenere, fanno questi tipi di lavoro, ottengono lo sconto totale in fattura del 110%. Noi PMI Italia ci siamo preoccupati di trovare sia le imprese nostre associate, professionisti nostri associati e general contractor che hanno stipulato appositi accordi per noi per divenire a fare questi lavori senza gravare sull'utente finale, sarebbe il condomino, il proprietario degli immobili, perché questi soldi, poi alla fine questo costo viene scaricato dal general contratto sull'agenzia delle entrate, cioè invece di versare IVA e tasse le va a ricaricare sull'agenzia delle entrate, quindi il condomino o proprietario rimane esente da qualsiasi onere. Dove troviamo le vostre agenzie? Sono in tutta Italia, noi siamo dell'Emilia Romagna, noi rappresentiamo Rimini, Ravenna, Bologna, Modena e Reggio Emilia in questo momento. Invece la PMI Italia è come sede nazionale a Nola, quindi basta andare sul sito www.confpmitalia.it e trovate tutte le sedi che sono in giro per l'Italia. Oggi qui al confine delle Marche, vicino all'Abruzzo, abbiamo incontrato le partite IVA, ma non solo, abbiamo anche dei progetti molto innovativi, anche ecologici. Certo, noi siamo venuti senz'altro perché volevamo conoscere la vostra organizzazione, il vostro movimento, ma anche perché siamo in grado di proporre delle soluzioni per chi poi ha bisogno di fare impresa nel mondo edilizio e industriale, che ci vede come distributori di prodotti assolutamente innovativi e interessanti, in modo particolare nell'ambito dell'isolamento termico, con pannelli ad alta efficienza energetica, totalmente ignifughi e con una caratteristica ecologica assoluta. Stiamo parlando di un prodotto che è roccia di basalto, per cui assolutamente privo di qualsiasi tipo di danno alla persona e all'ambiente. E in più abbiamo presentato un progetto nell'ambito dell'ambiente, che sono dei boschi a rotazione veloce per la produzione di energia, ma anche per ridare all'ambiente quell'ossigenazione che è stata tolta con la cementificazione. Questo prodotto può essere raggiunto anche in tutta Italia e non solo? Può essere assolutamente fatto in tutta Italia, anche perché ogni bosco nasce sul progetto specifico. Non è una cosa che noi facciamo a stampino uguale dappertutto, ma ogni sito avrà le sue piante specifiche, con la caratteristica che ci serve, cioè che crescano in fretta, che crescano bene, con buon legno sano e robusto. Quindi andiamo verso l'ecologico molto di più degli anni scorsi. Certamente, e cerchiamo di contenere l'uso di idrocarburi e di tutte le fonti energetiche non rinnovabili. Quindi dal territorio tiriamo fuori l'energia che ci serve senza andare a pescare petrolio e aumentare la CO2 nell'atmosfera, che ci sta dando i problemi ecologici che conosciamo tutti.